di autorevoli procuratori, anche antimafia, dell'Agenzia delle Dogane, dove ci sono restrizioni ai concessionari legali, si facilita l'attività della microcriminalità, quindi si agevola il gioco illegale. Cosa comporta questo? Che la criminalità aumenta i suoi introiti e il suo potere. 150.000 lavoratori del gioco legale stanno a casa e in difficoltà perché chiaramente non lavorano e non guadagnano, e lo Stato introita anche incassi fiscali dovuti al gioco legale, che sono che chiaramente diminuiscono in misura inferiore. Allora io dico che un governo, un ministro, un sottosegretario che queste cose le sa perché gliele dice la Guardia di Finanza o l'antimafia, le vede e le continua indirettamente, per inerzia, per non conoscenza, a favorire, non è semplicemente distratto, ma diventa connivente con la criminalità. E quindi qui non c'è da difendere solo i 150.000 lavoratori, c'è da difendere il paese dall'aggressione della mafia, delle mafie, su un settore che fa appetito perché girano un sacco di soldi. Pensate che nel 2019 questo settore aveva prodotto 11 miliardi di entrate fiscali allo Stato, quindi immaginatevi quanti soldi girano sul gioco, perché poi gli italiani hanno pure diritto di giocare, e quelli che vogliono giocare il gioco magari se lo vanno a trovare. Se non trovano aperta la sala giochi legale, vanno a trovarsi la bisca clandestina o quella del gioco illegale. La differenza sta che l'una viene controllata dallo Stato sotto tutti i punti di vista, anche quello della prevenzione alle ludopatie, il resto invece è completamente sotto controllo. Io queste cose le dico e le scrivo in emendamenti insieme ai miei colleghi di Forza Italia da mesi, da anni. Spero che l'ipocrisia di molti colleghi porti non soltanto a essere presenti in queste manifestazioni a fare passerella, ma ad alzare la mano e votare gli emendamenti che noi, a cominciare dal mille proroghe, abbiamo presentato e pretendiamo che vengano discussi e speriamo approvati. Tra l'altro siete in maggioranza, quindi potete anche far sentire maggiormente, dare voce anche al settore. Sì, è ovvio che adesso la mia posizione rispetto a qualche giorno fa è diversa, ma su certe battaglie io credo che non ci sia maggioranza e opposizione, e quindi che un deputato non possa cambiare la propria posizione cambiando versante politico. Quello che sostenevo, quello che dicevo fino a due giorni fa è lo stesso che dico anche oggi. E in maggioranza, seppur arriverò ovviamente a mettere in difficoltà magari il mio governo, queste cose continuerò a farle, ma credo che non sono l'unico, siamo in tanti, perché davvero siamo a difendere un tema che è quello della legalità, che credo non abbia colore politico. Grazie onorevole Mauro Dattis. Grazie.